generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo corpo. Durante questo tempo qui della novena, poi la festa che la Madonna della Stella, si sarà un curativo di Natale, forse Gesù lo sa. Allora, voglio dire una cosa che è successa in una delle ultime domeniche di agosto e che l'ho anche scritta come pensiero del parroco, il parroco sono io, ecco, su quello che è il, come si dice? Il depliante. Allora, sedete, così. Allora, ho pensato che tutte queste cose carine saranno pubblicate. Mi costa. Allora ci fu, in una delle ultime domeniche di agosto, una famiglia che stanno per lavoro da tanto tempo dalle parti di Bologna, che vennero a messa qui, hanno fatto le vacanze d'estate e poi tornavano a Bologna.
Allora, dopo la messa, si affacciavano qui in sacrestia per salutarci e sentì la mamma che diceva su cucini, di là ti fa la tua domanda con Salvatore. Allora, entrai in sacrestia, sentiamo, come ti chiami tu? Marco. Marco, che domanda mi devi fare? Questo cucini mi dice, ma da quand'è che le Madonne, hanno la bacchetta magica? Chi si presiede alla messa stavano dove sta Isa, no? E allora, di tagliato vicino, veniva la nicchia, no? La Madonna e la stella, e sicuramente quella stella che tiene in mano Tocino la vedeva come le bacchette magiche delle fate, delle favole, delle fiabe, eccetera, no? E allora spiegai il fatto così. Allora, tante volte noi vorremmo che il Signore con la bacchetta magica dovrà cambiare la testa alle persone che non ci piacciono. Quando diciamo Gesù dà anche un buon sentimento, no? Vogliamo che con la bacchetta magica il Signore, ma Gesù, la Madonna, i Santi, di queste bacchette magiche non ne vengono. La Madonna ci dice, fate tutto quello che Gesù vi dirà. Allora, se noi facciamo quello che Gesù ci dice, e oggi nel Vangelo Gesù ci ha detto di portare i poveri in paradiso, già qui sulla terra, se noi facciamo quello che Gesù ci dice, anche la bacchetta magica. Mi sono spiegato? Sì. Va bene? Ah, bravo, poi ci mettiamo in piedi. A Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome di Gesù andate in pace. Buona serata e buona settimana. Grazie.